Ora Come si sviluppatore registrerà la conferenza. io lavoro come sviluppatore software. Un attimo, bene, tutto ok. Lavoro come sviluppatore software e Next Code Generation è un'iniziativa che abbiamo avviato verso la fine del 2019, dove puntiamo a creare una serie di eventi che hanno come tema appunto approfondimenti su sviluppo software. E sono eventi community, abbiamo iniziato a novembre 2019, siamo riusciti a fare due eventi dal vivo prima che purtroppo questa situazione del coronavirus ci piombasse addosso. L'evento di febbraio e quello di marzo sono stati rimandati, poi dopo un periodo di transizione abbiamo deciso di avviare questi tipologie di incontri in modalità online. È la nostra prima esperienza anche per noi, quindi stiamo un po', diciamo, tarando i nostri strumenti, quindi ecco, se c'è qualcosa che non funzionerà, non siate troppo cattivi, magari utilizzate la chat per darci anche suggerimenti. E CSMT appunto collabora con alcuni dei suoi partner, che vedete in questa slide, tra cui Codice Plastico, PQ Quadro, 4Solid, Trini Informatica e l'Università di Brescia. A questa iniziativa appunto che si chiama Next Code Generation. Ci siamo organizzati in questo modo, una volta a turno, oppure diciamo unendo le forze, alcuni di noi proporranno delle tematiche sulle quali loro lavorano quotidianamente e ci saranno approfondimenti quindi da persone esperte per condividere un po' la conoscenza e cercare di veicolare un po' di qualcosa relativo insomma allo sviluppo software. Vedete sotto il link al sito di Next Code Generation, dove potrete rimanere agganciati a tutte le informazioni. E recentemente abbiamo iniziato a pubblicare alcuni articoli a tema sul sviluppo software o tematiche comunque relative al lavoro che svolgiamo. Dateci un'occhiata. In più c'è anche il link il contatto di Instagram del CSMT, se volete durante questa conferenza fare uno screenshot e pubblicare una storia taggandoci, ci fa piacere che ci fate un po' conoscere. Allora, una tra le iniziative che abbiamo incluso in Next Code è appunto la Next Code Challenge. È una sfida di programmazione periodica dove si può partecipare singolarmente o a squadre attraverso un nickname, ovviamente. Si può utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione e viene proposta una nuova sfida ad ogni incontro. C'è una classifica che teniamo aggiornata in seguito agli incontri, che si chiuderà appunto al termine di quest'anno, del 2020. Assegniamo un punto per ogni risposta corretta ad ogni sfida, 3 punti per chi sale sul podio, quindi per il secondo e terzo posto, e 5 punti per la soluzione migliore. La valutazione si basa su correttezza del risultato, efficienza dell'algoritmo, stile di programmazione, originalità della soluzione e commenti. Questo per introdurre chi è nuovo a Next Code e non ha mai sentito parlare della nostra challenge. Questa è la sfida della volta scorsa, quindi quella di gennaio, era la seguente. Brevemente facciamo un breve recap per chi non era presente. Quindi i numeri triangolari, pentagonali ed esagonali sono generati dalle seguenti formule che vedete elencate. Si può dimostrare che pi di 285 equivale a pi di 165, equivale a h di 143 ed equivalgono a 40.755. Bisogna trovare nella sfida il successivo numero che sia triangolare, pentagonale ed esagonale. Quindi questa è stata la sfida precedente che ha visto Alex come vincitore. Qua c'è un estratto dalla sua soluzione dove diceva che l'idea risolutiva era quella di precalcolare un insieme di numeri poligonali e memorizzarli in tre array. Poi utilizzando un approccio simile a quello del merge sort, confrontare gli elementi facendo avanzare di volta in volta l'indice del vettore, il cui valore corrente è minore, in modo da avere una complessità di ricerca di tipo ODM, evitando un approccio che confronta tutte le possibili terne e che avrebbe avuto costo cubico. Il tempo di esecuzione rimane di sotto i 2 decimi di secondo e l'occupazione di memoria è proporzionale alla dimensione dei vettori precalcolati, quindi non eccessiva. Poi, grazie al suo algoritmo, fa vedere come riesce a calcolare non solo la terna richiesta, ma anche la terna successiva. Abbiamo deciso di premiare questa soluzione piuttosto che le altre perché era una soluzione
più algoritmica rispetto ad altre soluzioni più matematiche. Qua c'è un estratto del codice, anzi, in realtà l'algoritmo non approfondirei oggi per non togliere troppo spazio alla sessione di Emanuele. Comunque, se qualcuno volesse avere la soluzione o volesse avere informazioni relative alla soluzione, ci può scrivere per messaggio. Quindi questa è la classifica. Quindi chiunque è andato a punti, appunto, è andato in classifica. Alex 5, Festa 3, Massimo Forni 3, Baccana Buta, Dark Host e Coverlord 1 punto. Erano comunque tutte soluzioni corrette, valide, però ecco, dobbiamo per forza scegliere una classifica e quindi qualcuno doveva rimanere giù dal podio. Lancio la prossima sfida prima di lasciare parola a Emanuele, poi dopo vi annuncio già che riceverete tutto per email e quindi non dovete preoccuparvi adesso di prendere appunti col podio. Questa è la sfida che partirà da oggi. I primi due numeri consecutivi ad avere due fattori primi distinti sono 14, 2 per 7, e 15, 3 per 5. I primi tre numeri consecutivi ad avere tre fattori primi distinti sono 644, 2 alla seconda per 7 per 23, 645, 3 per 5 per 43, 646, 2 per 17 per 19. Trova i primi quattro numeri consecutivi ad avere quattro fattori primi distinti ciascuno. Qual è il secondo di questi numeri? Ecco, questa è la prossima sfida. Avrete tempo fino a domenica 19 aprile per consegnare i risultati. Potete consegnarmi anche domenica alle 23:59 oppure la notte tra domenica e lunedì, non c'è nessun problema. Questa è la modalità di partecipazione, anche questo lo troverete nella mail. Basterà quindi inviare una mail a challenge@nextgoalgeneration.it con oggetto il nome della sfida, Nextgoal Challenge numero 02 e il nickname della squadra. Nella mail dovete scrivere chi sono i partecipanti del team, sempre che sia più di un partecipante, il linguaggio e il risultato e poi allegare alla mail il codice del programma. Un'ultimissima cosa che ho parlato già poi fin troppo, se volete avere informazioni relative a Nextcode, quindi rimanere aggiornati, potete aggiungere questo numero WhatsApp in rubrica, numero di telefono in rubrica 371 168 8930. E inviare un messaggio su WhatsApp con scritto Next Code On. In questo modo voi vi agganceremo al nostro gruppo WhatsApp e non è un gruppo, ma riceverete notizie broadcast relative a Next Code. Ok, prima di lasciare lo schermo a Emanuele, vi preannuncio che il prossimo evento sarà il 22 aprile. Anche questo poi lo riceverete per email, però vi dico la data, sarà sempre in modalità online. Ok, lascio adesso lo schermo a Emanuele che ci parlerà di test driven development. Ok, buonasera a tutti. Per condividere io devo, ho il pulsante già agitato. Aspetta un attimo, prima. Intanto saluto tutti quanti, buonasera a tutti, siete numerosissimi e non mi aspettavo tutto questo interesse verso il test driven development che di fatto è una pratica vecchissima. Strausata, strappa, ne abbiamo parlato per anni e anni e anni, eppure è un tema sempre caldo, come mi piace dire. Mi auguro che tutti stiate bene, nonostante questo periodaccio che ci obbliga a stare in casa. Io sto bene, vado avanti a lavorare da remoto. Stasera parleremo di test di development, ma vorrei farlo più dal punto di vista pratico, quindi facendo vedere un esempio di live coding su un kata che probabilmente qualcuno di voi conoscerà, per vedere un po' come funziona questa pratica, quali sono i vantaggi e svantaggi, quali sono i tipi di approccio che si possono avere. Non sarà facile fare una sessione di questo tipo con così poca interazione tra di noi. Avete la chat per farmi domande, potete interrompermi in qualsiasi momento, Marco terrà d'occhio la chat e mi interromperà per lasciare spazio alle domande. Mi piacerebbe che fosse un po' interattiva, però non so bene come funzioni con le
con questi strumenti online, Sì, interazione. allora facciamo in questo modo. Chi vuole fare un intervento, scriva pure in chat e dopo gli abiliteremo noi il microfono. Ti avviserò io e Emma quando c'è qualcuno che vuole fare una domanda, in modo tale che tu non ti devi preoccupare di seguire la chat. Ok, benissimo, perché sarò concentratissimo sul codice, ma la chat mi servirà anche per correggere gli errori che farò durante la scrittura, perché veramente tutto live, quindi vabbè. Vabbè, la sessione durerà forse un'oretta, vediamo. Poi di fatto penso che nessuno di voi abbia impegni stasera perché non potete uscire, quindi potremmo stare qua, andare avanti fino a tarda notte a discutere di design del codice, di best practices, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, il testing development come dicevo prima, è una pratica abbastanza datata, abbastanza vecchia. Le prime tracce di testing development, cercando un po' su internet, cercando un po' la storia, risalgono al 1995, nel contesto del C3 Project. Era un progetto della Chrysler che prevedeva la riscrittura di una serie di tool che utilizzavano internamente per il calcolo delle paghe. A quel tempo il giovane Kent Beck, che poi l'autore del famoso libro sul test driven development, lavorava nel team del progetto C3 e nel contesto di questo progetto aveva cominciato a introdurre quella metodologia di sviluppo che è Extreme Programming. Extreme Programming probabilmente molti di voi già la conoscono, chi non la conosce dovrebbe conoscerla, comunque documentarsi su questa pratica. È una delle pratiche agili, forse una delle prime nate, ed è forse l'unica che funziona effettivamente bene nell'ambito dello sviluppo di progetti software, perché quella focalizzata veramente sullo sviluppo software e basta, non come Scrum o altre metodologie che sono più generiche. All'interno di questo progetto, quindi nel 1995, Ken Beck insieme al resto del team comincia a introdurre il testing development su quel caso specifico. La cosa poi prende piede in Italia, arriva quando? In Italia, io che sono abbastanza vecchio, ma ho visto che comunque in lista ci sono altri vecchi come me che parteciparono a quei famosi Agile Day dei primi anni 2000, in cui Matteo Vaccari o Pier Giuliano Bossi parlavano di testing and development, ci spiegavano, noi che eravamo un po' più giovani, un po' più, non di molto, Matteo Vaccari, però un po' più giovani di loro, ci spiegavano come funzionava questa metodologia, che è descritta in questo piccolissimo diagramma, quindi e sono solo tre fasi, in cui la prima in cui ho un test rosso, la seconda in cui devo far passare il test e la terza in cui devo fare refactoring. Ed è un ciclo continuo di questo tipo, quindi sempre test rosso, faccio passare il test, faccio refactoring, test rosso, faccio passare il test, faccio refactoring. Ogni test aggiunge una nuova funzionalità al mio codice e ogni fase di refactoring permette al codice di essere sempre pulito, ordinato e in ordine. Perché funziona bene questa pratica? E perché, qui skippo al punto 4, perché ci permette prima di tutto, di pensare a quello che dobbiamo fare. Okay? Noi programmatori abbiamo la brutta abitudine di c'è una cosa da fare, okay, ci buttiamo davanti al nostro editor e cominciamo a scrivere il codice senza farci le domande giuste. Okay? Un test, invece, la necessità di scrivere un test prima di scrivere del codice di produzione ci obbliga a chiederci se abbiamo capito cosa dobbiamo realizzare, se abbiamo capito qual è l'input e l'output della nostra funzione, della nostra black box che andiamo a disegnare. Ci possiamo chiedere se abbiamo capito anche tutti gli edge case, perché i vari test poi che vedremo dopo andare ad aggiungere, che aggiungeremo nel caso pratico, poi permettono di andare a testare non solo i casi normali, quindi gli happy path, cosiddetti happy path, ma anche i casi più estremi, quindi capire cosa succede se l'utente non inserisce quello che deve inserire, quello che dovrebbe inserire, che noi ci aspettiamo, e quindi aggiunge tutti i casi. Quindi questo aspetto di dover pensare prima di scrivere una feature, secondo me forse uno dei maggiori vantaggi che il testing development offre. L'altro vantaggio è che ci permette di focalizzarci molto molto sulla feature che stiamo sviluppando, dimenticandoci di tutto il resto. Quindi abbiamo una piccola feature da implementare, perché quel test testa una singola funzionalità molto molto piccola, ok? Il ciclo Red, Green, Refactor che ho disegnato qua sopra è un ciclo che dura pochi minuti, non è un ciclo che dura ore o 2 giornate, ok? Vuol dire che ogni pochi minuti noi avremo comunque un test rosso e subito dopo alcuni minuti il test di verdi, ok? Quindi sono dei cicli molto, molto rapidi. Più una serie di altri vantaggi, quindi un miglior controllo sulle dipendenze del nostro codice, sicuramente meno bug,
meno pressione e stress, perché comunque siamo guidati sempre dai test, sappiamo che siamo sempre sulla rotta giusta, non divergiamo mai dalla rotta, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa proprio importante che, cioè, non più importante, una delle cose molto importanti da dire è che il test driven development come pratica non è una pratica di test del codice, ma è una pratica di design del codice. Okay? Infatti noi non abbiamo il codice da testare, scriviamo un test per implementare il codice. Quindi grazie al test noi disegniamo il codice che andremo a sviluppare. I test sono un side effect, quindi come effetto collaterale, dopo averne scritti, dopo tanti cicli red, green, refactor, avrò una suite di test che posso lanciare continuamente per verificare che l'ennesimo test, l'ennesima feature non abbia introdotto bug di regressione. Questo è un po' il cappello che volevo fare. Molti di voi, ho visto un po' la lista dei partecipanti, sono già molto skillati e molto più bravi di me su queste tematiche. Però spero di lasciare anche loro qualcosa di nuovo, magari anche solo uno spunto di discussione, perché comunque tra programmatori c'è sempre modo di chiacchierare un po', di migliorare ancora di più su quello che poi facciamo tutti i giorni. Quindi passiamo al codice. Okay? Se non ci sono domande, io vado avanti dritto, se non mi interrompete. Il codice, quindi il codice, la cosa migliore per implementare, per provare la pratica del test di development è fare un kata. Di code kata ce ne sono in giro tantissimi. Ho scelto questo, che è tra l'altro di Matteo Vaccari. Ho scelto questo perché è quello che potrebbe essere un contesto reale in cui ci troviamo a sviluppare le nostre applicazioni tutti i giorni. Cioè una cosa abbast è abbastanza realistico come kata, non è più un kata completamente inventato. Della realtà, diciamo, della praticità, secondo me, nel lavoro di tutti i giorni. L'esercizio prevede di scrivere un'applicazione, un servizio, un qualcosa, un programma, come che carica un elenco di impiegati da un flat file, da un file CSV, di cui l'esempio è portato qua sotto, okay? E manda una mail di auguri a tutti gli impiegati che compiono gli anni di oggi. Okay. Quindi, load a set of employee records from a flat file, send a greeting email to all employees whose birthday is today. Il flat file è un file CSV con quattro colonne, quindi last name, first name, date of birth, email. E la mail di auguri deve contenere come subject happy birthday e come testo happy birthday dear John, nel caso in cui sia John che compie gli anni. Okay. Quindi questo è il nostro problema, la nostra applicazione. Quindi tutto sommato è abbastanza realistico, cioè abbiamo una sorta di storage, che in questo caso è un file CSV, potrebbe essere un database o un API REST da richiamare. Abbiamo un servizio che elabora i dati, quindi processa la lista degli employee per capire se è il compleanno o non è il compleanno. E abbiamo un servizio esterno che è un server SMTP, quello che dobbiamo utilizzare per mandare l'email di auguri. Per fare questo esercizio ho scelto di utilizzare JavaScript, quindi adesso magari qualcuno di voi vorrà scappare, però ho pensato che è il linguaggio comunque che tutti conoscono, che nel bene e nel male comunque ci permette di parlare tutti insieme lo stesso linguaggio, di avere una base comune. Okay? Lo utilizzerò non proprio alla JavaScript pure, ma cercherò di utilizzarlo anche creando le classi come se facesse in C# o Java, quindi visto che anche JavaScript adesso ha le classi, anche se non sono molto d'accordo su questa cosa, ma ne passerò spazio per un'altra sessione, cercherò di utilizzare un approccio abbastanza object-oriented per implementare questo caso. La suite, il package.json, giusto per avere adentro semplicemente la dipendenza Jest, che è il primo di test che andremo a utilizzare, okay? E lo script di test è Jest, quindi se io lancio i test nel mio terminale, dovrei avere un test rosso che mi dice che your test suite must contain at least one test. Quindi la prima cosa che andremo a fare è prendere il nostro index test.js, che è il file di test, andare a scrivere un test per verificare che tutto funzioni correttamente. Quindi quello che di solito faccio sempre è un test 0 che verifica che i test funzionino. Un test che testa i test. Ok, quindi should be true. Una cosa del genere, e faccio expect true to be true. Questa è la sintassi di Jest, ok? Rilancio il testo e avere la barra verde. Ok, should be true, one pass, one top. Quindi, se
La sintassi è molto semplice, abbiamo la describe che descrive i contesti, abbiamo i test che prendono una descrizione e una funzione, anonymous function, che è il test da eseguire. Le asserzioni vengono fatte con questa expect, prende il valore atteso, to be, il valore, cioè, scusate, expect, il valore attuale del risultato, to be, il valore atteso. Okay. Quindi la suite di test è su, tutto funziona. Quindi il nostro... Secondo la pratica del testing development, riguardando il giro di prima, il nostro primo obiettivo è scrivere un test rosso. Perché rosso? Adesso lo vediamo anche perché. Allora, il primo test che possiamo scrivere, che è sempre quello più difficile, dobbiamo capire a un certo punto vogliamo approcciare il problema. Quindi il problema prevede il caricamento di un set di employee da un file system, o l'invio di una mail, o la verifica che sia il suo compleanno o meno. Quello che ho deciso di fare io, ma va benissimo, è quello di cominciare a leggere un file e verificare che il file lega qualcosa. Okay? Partendo dal test più semplice, la cosa ancora più semplice da fare, secondo me, è. Leggere un empty file e verificare che mi torni un elenco di employee vuoto, ad esempio. Quindi test read an empty file. Should return an empty array, an empty list, chiamiamolo, generico. Ops, list. Ok, provo a immaginarlo così, quindi penso al fatto che ci sarà una classe, un componente che si occupa della lettura del file. Ok, quindi definisco una employee, o meglio un CSV, no, employee CSV. Reader, lo istanzio come se fosse una classe, employee CSV reader. Su questo employee CSV reader andrò a chiamare un metodo read, parse, non so cosa via, quindi passerò il filepath.csv. Questo qui mi tornerà un risultato, questo metodo tornerà un const, una mia lista, ok, magari chiamiamo employees. E andrò a verificare che expect che employees to equal, perché qua devo fare il controllo tra oggetti, to equal all'array vuoto. Potrebbe essere una cosa di questo tipo, no? Vedete già che nel primo test, già quando ho scritto il primo test, comincio già a fare del design, cioè comincio a decidere i nomi dei miei oggetti con cui andrò a collaborare, quindi decido che esisterà un oggetto, una classe che si chiama employee CSV reader, che ha un costruttore vuoto, decido che avrà un metodo che si chiama read, che prenderà il path di un file e che tornerà una lista di employee. Quindi sto già prendendo decisioni, già qui posso farmi delle domande, posso dire ma è giusto che il path venga passato qui o forse è meglio che venga passato nel costruttore così che l'employee CSV reader è una classe, l'istanza, cioè l'istanza dell'employee CSV reader è loccata sul file e quindi può leggere solo quel file, gestire solo quel file. Lo posso chiedere in questo momento, okay? Posso prendere tutte queste decisioni. Posso capire se i nomi delle classi, i nomi dei file sono corretti, se i nomi delle classi sono corretti, se mi piacciono è giusto chiamarlo employee CSV reader. Dal mio punto di vista sì, perché mi aspetto che questo read qui mi torni una lista di employee, non un array di stringhe, cioè faccia già lui il parsing del file. Okay. Per far passare questo test devo cominciare a costruire alcune cose. Quindi adesso se io lanciassi il test adesso, test, ho il test rosso, ok, il test è totalmente rosso perché dice non riesce a trovare. Employee CSV reader is not defined. Perfetto. Perché è importante il test rosso? Il test rosso è importante perché il messaggio d'errore che ottengo nel test, in questo caso employee CSV reader is not defined, mi dice se sto testando la cosa giusta. Perché capita spesso nella pratica, nel loop del read-read refactor, di scrivere dei test che sono sbagliati e quindi non stanno testando effettivamente cosa. Quindi questi test passano fin da subito, magari senza neanche implementare la funzionalità, quindi sono dei test inutili oppure dei falsi positivi. È molto importante comunque lanciare il test e verificare che sia rosso. Se lo lancio più volte adesso perché non diventerà verde subito questo test, ci vorrà un attimino perché è il primo test. Okay.
Perfetto, ma infatti quel codice non è allineato, non mi piace molto. Ok, così meglio. Ok, quindi cominciamo a andare a aggiungere questa classe employee CSV Reader. Quindi io l'aggiungo, mi creo una cartella qui, una cartella app. Ok, qui dentro mi creo un file e lo chiamo employee CSV Reader.js. Quindi qui aggiungo una classe, classe employee CSV Reader, una classe. E andrò a fare module.exports di employee CSV reader. Ok, perfetto, torno qui. Naturalmente sono nella classe nel modulo di test, devo andare a importare employee CSV reader, quindi devo fare una require di punto punto barra app barra employee CSV reader. Ok, a questo punto rilancio il test. Mi aspetto un altro messaggio di errore a questo punto. Mi aspetto il test rosso, giustamente, e mi diceva esattamente quello che aspettavo. Employee CSV Reader is not a function. Quindi, giusto, ha importato l'employee CSV Reader, ma non ha fatto ancora, non ha implementato la read. Quindi torno sulla mia classe employee CSV Reader e aggiungo il metodo read, che prende una stringa. Benissimo. Vado qui. Ok, lancio il test. Il test adesso è rosso per il motivo giusto. Quindi mi aspettavo un array vuoto, mi è tornato undefined. Ok. A questo punto devo far passare questo test. Per far passare questo test, la cosa più veloce che potrei fare in realtà potrebbe essere anche semplicemente fare un return di un array vuoto qui. Ok, tornando all'array vuoto, rilancio i test, il test è verde. Ok. In effetti, nella pratica di test di web development, l'obiettivo primario di arrivare verdi nel minor tempo possibile utilizzando soluzioni più efficaci, più veloci per quel contesto. Okay. Quindi in questo caso potrebbe essere anche sufficiente avere questa implementazione. Però tornando un attimo a pensare, proprio adesso siamo verdi, okay, quindi abbiamo un attimo di tempo per pensare, cerchiamo un attimo di capire come vogliamo testare poi la prossima cosa, quindi avere un file con dentro le righe e fargli fare qualcosa. Perché in realtà se io penso ad un file vuoto che torno sul readme iniziale, probabilmente il file vuoto di questa di questo l'input vuoto di questo programma mi aspetto che sia un file senza righe, quindi sia un file con solo la testata e senza le righe. Ok, questa è la prima considerazione che mi viene da fare. L'altra cosa che devo fare è se io scrivo un test fatto in questo modo, l'unico modo per testare poi con dentro dei dati, con un file con dentro dei dati, è far sì che questa read legga veramente dal file system. Quindi tirare in ballo il modulo FS di Node, andare a aprire un file, leggere il contenuto e parsarlo. In TDD, ma comunque in genere, è sempre meglio lavorare per unit test, no? Per test integrazione. Quindi capiamo un attimo la differenza tra unit test e test integrazione per chi non lo sapesse. Uno unit test è un test che testa del codice che non ha dipendenze verso l'esterno. Quindi è un test che istanzia una classe, in questo caso la classe employee CSV Reader, testa il metodo read. E il metodo read non ha interazioni con nessun altro oggetto esterno, nessun'altra classe esterna. Ok. Per come l'ho scritto, questo è impossibile perché la read deve per forza utilizzare il file system per leggere. E nel momento in cui introduco una dipendenza esterna e scrivo un test su una classe che ha un oggetto che ha una dipendenza esterna, vado a scrivere un test di integrazione perché vado a testare non solo il codice dentro il metodo read, ma anche l'integrazione che distanza di employee CSV Reader con il file system, con il modulo del file system. È preferibile scrivere test del primo caso, quindi unit test, perché sono più veloci a girare e perché se si rompe questo test e per caso diventa rosso in futuro a fronte di un refactoring, il motivo per cui si rompe questo test è dovuto solo al codice contenuto nel metodo read e non altrove. Se invece fosse un test di integrazione, si potrebbe rompere perché magari il file che vado a leggere è malformato o perché non è presente nelle path in cui mi aspettavo io. Quindi si rompe per fattori esterni alla mia applicazione. Quindi nella mia ottica è sempre meglio scrivere test unitari, scusate. Dopo la fin scriveremo un test di integrazione finale per verificare che tutti gli oggetti creati collaborino bene tra di loro, ma in questa fase voglio scrivere solo test unitari. Però come faccio a scrivere un test unitario se questa read deve per forza andare a leggere dal file system?
faccio sì che il file system sia una dipendenza del mio CSV reader e la inietto dall'esterno. Però invece di iniettare dall'esterno il vero file system, gli inietto all'esterno un finto file system. Mi spiego meglio. Allora, per chi non lo sapesse, in Node, per leggere un file, uso il modulo fs. Quindi c'è di solito quello che scrive qua, parentesi, faccio una cosa del tipo require fs, e poi in fs ho il metodo read file, read file sync, eccetera, eccetera, per leggere i file. Ok, utilizzeremo il retro read file sync, non è probabilmente l'ottimale in questo contesto perché vado a leggerlo in modo senza bloccando l'esecuzione, però per adesso non mi interessano le performance o la scalabilità del programma. Quindi quello che mi aspetto che faccia la read internamente è andare a chiamare la fs.readfilesync. Quindi quello che potrei fare io è costruire un oggetto fs stub, possiamo chiamare stub, che è un oggetto che creo qui al volo, che ha un metodo read file sync, che prende, si chiama così, piace di più, che prende il path e l'encoding, che è la firma di read file sync, e ritorna un testo, ritorna il contenuto del file. Il contenuto del file, nel caso in cui la lista sia vuota, abbiamo detto prima che deve essere solo l'intestazione del file. Quindi mi copio questa e me la metto qua. Ok, quindi questo qua è un finto file system che ha un solo metodo implementato, che è la read file sync, e quando viene chiamata read file sync, questo fs stub torna sempre questa stringa, che è di fatto file vuoto. Ok, quindi vado qui. E questo file fs stub lo inietto nel mio CSV reader. Quindi questa qua è quella che si chiama dependency injection, vado ad iniettare una dipendenza dall'esterno. Il fatto di iniettarla dall'esterno mi permette di creare un finto file system e utilizzare dei test. Poi nel programma vero, quando giro la leggera veramente, io qua passerò alle librerie CSV reader il vero fs di Node. Ok. Fatto così, cosa succede? Succede che a questo punto l'employee CSV reader dovrà andare a prendersi nel costruttore il file system, fs lo chiamiamo, e fare un this.fs uguale fs, ritengo via l'istanza di fs. E questo file system da utilizzarlo poi qua dentro, nella read vera e propria. Ok? Quindi in questo momento i miei test sono ancora verdi, mi aspetto. Esatto. Adesso andiamo a implementare la read vera utilizzando il file system leggendo il finto file. Quindi quello quando lo scrivo qui, quindi farò scrivere const content, fare fs.read file sync. La read file sync, vedete che prende un path, che è quello che gli arriva lì, virgola, l'encoding, di solito mette UTF-8, UTF-8, scritto così mi sembra. Ok, questo content, qua mi torna la stringa del contenuto, quindi una grossa stringone con dentro il contenuto del file. Quello che devo fare adesso è andare a parsare questa stringa, splittandola sulle virgole, eliminare la prima riga che è quella dell'intestazione e parsare il contenuto sotto. Quindi andrò a scrivere, allora, quello che posso scrivere qui, quindi potrei fare content.split sulla virgola, mettendo tutte le varie colonne. Aspettate un attimo, prima però forse meglio fare un'altra cosa. No, prima devo passare da sulla capo, però prima, perché mi aspetto che ci siano molti righe, quindi qui tiro fuori tutte le lines, quindi qua sono le lines, ogni lines andrò a splittarla sulla virgola, e per ogni elemento contenuto dentro nella riga andrò a costruire un oggetto di tipo employee. Ok, quindi qui questa qua sarà una L, e qui andrò a costruire un nuovo oggetto di tipo employee, return, per adesso facciamo l'oggetto vuoto, ok? Dovrebbe esserci una cosa del genere, ok? Per
Però mi sto accorgendo di una cosa, che sto andando avanti a scrivere questo codice senza avere un test rosso alle spalle. Quindi questo non va molto bene, mi stavo accorgendo nello scrivere il codice. Quindi quello che faccio prima, mi interrompo un attimo qui, vado a scrivere un altro test prima di questo, perché non mi sento, se no così non sono coperto, sto aggiungendo una feature senza avere il test rosso alle spalle. Quindi torno indietro un attimino, quindi vedete che è proprio live coding perché lo sto proprio pensando adesso, non è che l'abbia fatto preparato più di tanto in passato. Quindi torno qui, questo test mi va bene così e per adesso rimane verde così. No, è rosso pur qua. FS is not defined. Sì, perché devo scrivere vis.fs, però lo commenterei anche questo, perché tanto non mi interessa per ora. Quindi npm test. È verde, benissimo. Quindi prima di andare a implementare questa funzionalità di leggere dal file system moccato, vado a crearmi un altro test che sarà simile a questo, okay, ma che stavolta mi torna due righe. Mi torna la prima e la seconda. Ok, quindi ho read, quindi a file with one employee, should return a list with one. Ok, quindi stavolta ho premio FS start come prima. Esattamente tutto come prima, naturalmente qui mi aspetto che employees punto, diciamo, length per adesso sia uguale a 1. Ok, e poi posso andare a aggiungere altre expectation, quindi aggiungere ad esempio una expect employee di 0, visto che ce n'è uno solo, punto. Cos'è che c'è lì dentro? First name to be first name è John. Ok, e così per le altre proprietà, quindi last name Edu. Ops, scusate. Questa è la date of birth to be. Qui adesso bisogna inventarsi una, questa mi aspetto che sia una data, quindi new date, gliela passo in ISO 1982 meno 10 meno 08 di ore, minuti, secondi, z, non mi sono sicuro se non sbaglio, e infine la mail che è la copia quella che faccio prima, la mail. Che è John Doe, e questa sarà l'email. Ok, questo è il mio prossimo test, quindi, ok? Quindi sono passato al caso leggermente più complicato di prima, okay? Ho aggiunto una riga nel file CSV, quindi ho un CSV con dentro una riga, il mio CSV reader è esattamente come prima, quindi l'utilizzo non cambia, però stavolta mi aspetto che torni un elemento con dentro questi dati. Lancio il test e vedo il test rosso. Perfetto, vediamo perché è rosso. È rosso perché la lista è, si aspettava la lista con un elemento, ne ha ricevuta una con zero elementi. Perfetto. Adesso possiamo tornare sul CSV Reader e implementarlo correttamente. Quindi, dicevamo prima, leggo il content, splitto le righe. Le righe le splitto sulla virgola e per ogni virgola torno un nuovo oggetto employee. Quindi qua però devo introdurre un nuovo tipo, quindi voglio creare degli oggetti anonimi creati al volo con JavaScript, voglio creare un oggetto employee vero e proprio. Però adesso potrei anche accontentarmi di un oggetto creato al volo. Non mi serve, per adesso non mi servono oggetti veri. Ops, scusate. Quindi potrei scrivere un file name qui. Ops. File name. No, che file name? First name. Sorry. First name. Mi aspetto che sia LD 1, perché prima c'è last name, quindi mettiamo prima last name LD 0. Dopo ci mettiamo la date of birth, quindi date of birth, che sarà qui con le date, mi arriva la stringa, devo fare una cosa, boh, faccio una cosa un po' sporca, però boh, non so. I dati in JavaScript sono sempre una cosa brutta, quindi per adesso la scriviamo così, però ricordate che siamo nella fase in cui dobbiamo far passare il test e basta, non dobbiamo fare refactoring o ci pensare alla
solo a strutture particolari. Quindi quello che facciamo adesso è veramente la cosa più L3. Ok, lascio vedere se tutto torna. Questo qua quindi è la mia lista di employee, quindi potrei fare così. Ok, ci siamo. Questo potrebbe essere giusto. Sto pensando allora, quindi leggiamo il contenuto. Aspetta, però possiamo anche lanciare il test, aspetta e vedere cosa succede, senza troppi problemi. Ok. Allora, abbiamo un test che fallisce. Quando dice lines.split sulla virgola is not a function. Sì, certo, perché lines è un array, effettivamente, devo splittare sulla virgola, devo ciclare sulle righe, quindi devo fare devo fare la map, no? Sulla split qui. È sul lines che devo fare sì, esatto. Qualcuno part è line.split e quindi andrò a prendere parts, se quindi sono i pezzi, o proviamo a chiamarle columns, queste qua. Columns di 0, columns di 1, columns di 2 e columns di 3. Va bene? Perfetto, avanti, rilanciamo i test. Ok, ancora un altro test che fallisce. Se ne aspettava uno, ha ricevuto i due. Ha ricevuto i due, due, due perché? Certo, perché ci siamo dimenticati di scartare la prima riga, perché la prima riga contiene l'intestazione, devo scartarla. Quindi qui, quando faccio la line, devo fare una slice 1, mi sembra che sia. Per scartare il primo elemento dell'array, partire dal secondo. Ok, ne abbiamo ancora un altro. Oh, attenzione, qui c'è uno spazio anche perché nel CSV i nomi hanno, cioè dopo la virgola c'è uno spazio, quindi devo trimmare i risultati. Quindi, punto trim, mi sembra che sia semplicemente. Qui ho sbagliato questo, lo farò così. Column stream e trim. Così, benissimo, andiamo avanti, rilanciamo i test. Dobbiamo andare proprio velocemente nel verde. Siamo ancora rossi, accidenti, perché serializes to the same date none. Oh, benissimo. Columns 2 trim TZZZ0 expected none. No, però questo qua è sbagliato, l'ho visto. No, questo è giusto. Questo è giusto come selezione. Vediamo come faccio a vederlo. Apro un terminale, lancio Node, provo a eseguirlo. No, aspetta. Invalid date, però mi dice, quindi vuol dire che non è giusto come formato. Anno, mese. Ore, minuti, secondi, non è giusto così, scusate un attimo, faccio un check, sì che è giusto perché non deve essere giusto, scusate un attimo, faccio un check un attimo, ah no, avevo usato un'altra, a parte i vari date che non va bene lì però, perché quello? Bisogna usare un altro matcher che non è to be perché sono oggetti, bisogna fare to match object, bisogna scrivere qui perché non è un confronto tra oggetti primitivi ma tra strutture dati, quindi è più complesso. Però il fatto che questo qua sia sbagliato non mi torna il motivo per cui sia sbagliato. No, perché la date la vuole solo così, però forse qua non serve metterci questo, lo prende in automatico. Vediamo un attimo, scusate. Qui se tolgo questo. Ah, ok, perfetto, sì, quindi è giusto così. Quindi deve essere questo, giusto così. Vediamo adesso, nel primo test. Ma no, ancora accidenti, perché no? Received none stavolta. Però se è giusto di là così, anche questo non serve, forse. Vediamo, no, qua scusate, tranquillo, perché vediamo il terminale, non ci serve. Ma dicono che il formato della data del CSV è sbagliato, Davide Bregnori.
Davide Brognoli mi dice che quanto segue il progetto. Vai Ah, Davide, certo. seguimi. Perché sì, allora vabbè. Hai Slash. ragione, Davide. Questo me l'ha sfuggito. Lo faccio così per adesso per semplificare, sennò dobbiamo passare le date con JavaScript e diventa difficile. Grazie, Davide. Grazie, Davide. Non l'avrei trovato neanche io. E anche agli altri che hanno Ok. seguito. Ok, quindi abbiamo il test verde. Ok, ricapitoliamo un attimo cosa abbiamo fatto, visto che abbiamo divagato, è stato un po' lungo questo passaggio dal rosso al verde, dove di solito devono essere più veloci. Però per i primi test può starci. Allora, ok, abbiamo ipotizzato di avere un finto file system che ritorna un file contenente due righe fatte così, in questo modo. Abbiamo passato questo nostro MPCSV reader, andiamo a chiamare il metodo read e andiamo a verificare che parsi correttamente gli oggetti, la lista di oggetti che ci aspettavamo. È verde, quello di prima è rimasto verde ancora perché comunque il file, in quel caso qua, è un file vuoto. Benissimo. Andiamo a vedere se il nostro codice ci piace, se possiamo fare del refactoring, quindi comincia a essere un po'. Ci sono un po' di ripetizioni, un po' di cose da fare, però adesso possiamo fare tutto il refactoring che vogliamo perché abbiamo i test che ci coprono, quindi possiamo permetterci di commettere errori, di spostare le cose con una buona tranquillità, mettiamo così. Ok? Quindi, ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente è togliere questi trim multipli che ci sono sparsi qua e là, ma fare un trim unico qui sopra, quindi fare una map qui, SC. Di fare c.trim così e questo mi torna alle columns. Questo è il primo refactoring che mi viene in mente da fare e siamo ancora verdi. Forse quello che farei qui introdurrei già un tipo employee perché non mi piace avere dei tipi anonimi così non tipizzati perché siamo in JavaScript, però se fossimo in C Sharp, in altri linguaggi un po' più leggermente più tipizzati, ci starebbe un tipo employee qui, quindi io andrei già a crearlo con questi attributi e così che qui vado a creare un oggetto di tipo employee. Quindi vado qui, aggiungo un nuovo file, employee.js, class employee, nel costruttore, constructor, gli passo dentro i miei attributi, diciamo così. Ok, questi li prendo tutti. Sono questi, sì. E faccio this.lastname uguale lastname, this.firstname uguale firstname, this.dateofbirth uguale dateofbirth e this.email uguale email. Per adesso è semplicemente un oggetto che contiene i dati, una struttura dati, non è nulla di più. Dopo vediamo se si evolve in qualcosa di diverso. Ok, quindi qui quello che andrò a fare invece di farlo in questo modo, andrò a tornare a fare una return new employee passandogli le colonne, quindi columns di 0, columns di 1. Se riusciamo a farlo in modo un po' più rapido. Questo sparisce, questo rimane, qua abbiamo columns di 2 e columns di 3. Un'alternativa potrebbe essere quella di passare l'intera riga e lasciare all'employee l'onere di parsarsi, di deserializzarsi da una stringa, magari facendo, la scrivo ma non la implemento, una cosa del tipo return employee.build passandogli l'array di columns, ad esempio. Potrebbe essere un altro modo, quindi avere un metodo statico sull'employee per costruirsi. Vabbè. Non mi sembra ci sia molta differenza dal punto di vista del design. Vabbè, lascerei così anche perché se domani avessi un altro tipo di media da cui leggere, quindi non un file system, ma un database, magari dei dati arrivano in una forma diversa che un'array di colonne, quindi potrebbe starci anche in modo di. Meglio tenerlo qua il parsing e tutto quanto. Possiamo fare qualche altra miglioria qui? Non mi sembra. Volendo potremmo fare, se ci piacciono le fluent interface, potremmo scriverlo tutto così, quindi content, split, poi slice, map, non so se è meglio o peggio. Non so se è meglio o peggio, potrebbe essere un'alternativa. Ah, attenzione, ho rotto qualcosa.
Certo, qui non è defined, certamente dobbiamo fare la import qua sopra, quindi fare const employee uguale require del modulo employee. Facciamo il test. Ancora qui perché no? Perché non abbiamo fatto l'export qui. Vedete quante cose si sbagliano? I test li beccano tutti quanti. Ancora uno, accidenti. Adesso sbaglia questa. Perché? Cosa che non mi ha scritto prima? Perché non mi ha fatto la date qua, new date di questo. Ecco, qui però lo farei fuori, non lo farei qua dentro, però. Se vogliamo tenere il parsing fuori lo lascerei qua. New date. Così. Mi piace di più. Ok, è stato di verdi. Va bene, sono soddisfatto così. Magari ci potete fare altro, ne parliamo dopo, non so, andiamo avanti. Ok, quindi abbiamo i due test, abbiamo il primo caso con un array e con il file di un elemento, il secondo con un altro di, cioè il primo con un file vuoto, poi un file di un elemento, potremmo aggiungere il caso con due righe, però vabbè, lo facciamo giusto per completezza, ma dovrebbe essere abbastanza scontato che passi. Quindi non dobbiamo aggiungere, quindi questo qua sarebbe un test che va in copertura, cioè aggiunge casi, non dovrebbe obbligarci a scrivere altro codice. Dove spostare questa adesso qua. Quindi è un backslash, backslash n questo, anche qui cambiamo la data, se no ci fa impazzire. Benissimo. E quindi mi aspetto che ci siano due elementi. Vabbè, lascio perdere il test sulla sezione sui contenuti, mi accontento che siano due record. Salvo, lancio i test e dovrebbe avere tutto verde. Perfetto. A questo punto abbiamo la lettura dei test, la lettura degli employee fatta. Quindi abbiamo scritto il primo modulo, che è quello che si occupa di leggere dal file system o da un file system generico dei dati e li passi e costruisca la lista degli employee. Voglio fare una piccola digressione scrivendo un altro test leggermente diverso, che però secondo me potrebbe avere un certo valore. Ok. Quello che noi stiamo testando con tutti questi test in realtà è il risultato finale, cioè mi aspetto che il CSV reader, il metodo read, mi torni un elenco di employee. Questo è il risultato finale atteso da questo modulo, questa classe. Okay. Non stiamo verificando però che il CSV reader chiami in modo corretto l'FSB stub, l'file system. Non lo stiamo testando in questa cosa qui, okay? Non c'è nessun test che mi dice che verifica che la read internamente chiami la fs-stub. Ok. Si possono scrivere anche test di questo tipo e sono test di interazione, non integrazione, interazione. Cioè sono test che verificano che due oggetti, un oggetto vero, che è l'employee csv reader, e un oggetto stubbato, che è un test double, diciamo che dopo qui c'è tutta un'altra sessione da fare sui test double, però prossima volta. Quindi non c'è nulla che vi dica che questa classe chiami correttamente questo oggetto fs-stub. In certi casi potrebbe essere importante verificare anche l'interazione tra questi oggetti. Come si può fare questo test? Prendiamo il caso, questo caso qui ad esempio, che è l'intermedio. Okay. Io ho l'fs-stub fatto così, ho l'employee csv reader, qui questa parte qui la cancello perché non mi interessa. Io quello che voglio verificare qui non è tanto il risultato atteso di cui ignorerò addirittura il valore di ritorno, ma voglio andare a testare che il metodo read abbia chiamato correttamente il metodo fs-stub, cioè il metodo read file sync dell'oggetto fs-stub. Come posso fare questo? Allora, al di là che esistono delle librerie di mocking, si chiamano librerie di mocking, per costruire questi oggetti in modo programmatico senza doversi scrivere a mano, okay? E tra l'altro Jest ha già dentro lui una libreria di mocking interna. Per C Sharp c'è MoQ, per MoQ, sì. Per altri linguaggi ci sono i vari libri di mocking. Quello
quello che voglio fare io lo faremo a mano per capire, che comunque faccio vedere che definire i mock non ci rendo niente di magico. Io posso definire una variabile qui che si chiama discall della metodo false all'inizio, ok? E quando chiamo questo metodo qui, ok? Vado a settare discall uguale a path uguale a questo, così vi dico che venga chiamato con il path corretto, and encoding uguale QTF-8. Cioè, verifico, discall diventa true se questo metodo viene chiamato per false, altrimenti se non viene mai settato a true, ok, viene a false. Ma diventa true solo se viene chiamato con i parametri corretti, quindi con questo file path e con questo encoding. Quindi quello che io posso asserire in questo test è fare una expect is called to be true. Questo è il mio test. Okay? Questo test dovrebbe già essere verde. Ok? Invece no, pur qua. Perché una const invece una letta invece qua. Perfetto, benissimo, è già verde, va bene. Però a differenza degli altri test sopra, questo test è leggermente diverso, non testa il risultato finale, l'output del metodo read, ma testa il fatto che il metodo read abbia chiamato correttamente il metodo read file sync del file system che l'ha passato. Ok, sono test leggermente diversi. Questo è forse un po' più, fa troppo fa molta introspezione nell'oggetto perché in qualche modo va a leggerne l'implementazione, che forse non è una cosa che va fatta sempre, ma ha un suo valore per verificare che le interazioni tra gli oggetti siano corrette, siano fatte nel modo in cui mi aspetto io. Ok? Quindi questo qui sopra era uno stub, nel senso che era un oggetto che veniva passato alla mia classe sottotest e rispondeva come dovuto. In questo caso sarebbe più corretto chiamarlo fsmock, perché è un mock object, cioè oltre a tornare i valori per cui è stato programmato, verifica anche che venga chiamato in modo corretto. Può essere un mock o forse uno spy, potrebbe essere anche uno spy questo qua, mock or spy. E qui vi rimando al libro XUnit Butter per leggere le differenze tra mock, spy, stub, fake, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, ci siamo, siamo 18:30, bene. C'è Pensavo qualcuno che vuole magari interrompere? una domanda alla chat per vedere se Vai, vai. stanno seguendo, stanno capendo, qualche dubbio, giusto Apro la per... chat. Vi lascio 30 secondi per scrivere sulla chat. Se è Ok, tutto chiaro, figurati. datemi semplicemente una conferma. Io dovrò andare a studiarmi cosa sono mock, spy o stub perché... Ok, la differenza tra spy e stub? sì. Tra spy e stub. Allora, lo stub, ripeto, è un oggetto che viene creato nel test, viene passato semplicemente per far sì che il codice compili e viene programmato per rispondere sempre nello stesso modo, ma le chiamate fatte su di lui non vengono registrate, non vengono verificate. Quindi io qua posso chiamare fsstub, posso chiamare, scusate, il metodo read file sync, lo posso chiamare una volta, 100 volte, lui risponde sempre nello stesso modo, ma alla fine non ho modo di verificare che sia stato chiamato o non è stato chiamato. Ok. Il mock o lo spy invece sono leggermente diversi l'uno dall'altro, ma la differenza è veramente molto sottile. Oltre a rispondere nel modo in cui è stato programmato, quindi con la string, con l'elenco di righe, fa anche una verifica che la chiamata fatta su di lui venga effettuata nel modo corretto. Okay. Quindi Ok. qui questo test, se il metodo read non chiama fsstub, ma ad esempio questo qua è il primo caso, forse era questo, e qui non c'era ancora lo stub. No? Sì, qua esatto, questo test, ad esempio, come aveva scritto all'inizio, non chiamava fsstub.readfilesync, eppure passava lo stesso, okay? Quindi l'interazione non esisteva tra i due oggetti. In questo, grazie ai mock object o agli spy, voi potete verificare l'interazione tra l'oggetto che state testando e le sue dipendenze. Ripeto, attenzione, non abusare di mock, non è una cosa che, anzi, ci sono dei, c'è tutto un filone di programmatori che è contrario all'uso dei mock object. Io non sono tra quelli, li uso
con attenzione, però secondo me hanno il loro significato in certi contesti. Ok, Ok, mi vado chiedono avanti. dalla chat se puoi ripetere il titolo del libro che hai citato. Il libro che ho citato, ne ho citati due, uno è X-Unit Pattern, che parla di tutti i pattern che si utilizzano per scrivere test, e parla tantissimo anche di mock, di stub, di spy e tutto quello che serve. E l'altro è Test Driven by Example di Kent Beck. Questa è la Bibbia, diciamo, del TDD. Questo non mi ricordo Perfetto. l'autore, però, sì, però lo trovate subito. Sempre dalla chat chiedono due parole su alternative come TCR. Sì, andrebbe fatta una sessione nuova anche su quello. Non lo vedo tanto come alternativa, è un approccio leggermente diverso al test-driven development. Non sono un esperto della pratica, ho letto poco su quel tema lì, quindi non ti so rispondere a fondo. Non lo vedo comunque come una pratica alternativa, cioè è un approccio leggermente diverso, un po' più, forse un po' più, come dire, non rapido, ma più, sì, con iterazioni più veloci, che ho la possibilità di buttare via tutto quello che fai ogni volta, se sei una strada sbagliata. Non ti rispondo adesso perché non la conosco abbastanza per darti una risposta esaustiva. Ok, Andrei allora avanti. possiamo procedere. Ok. Quindi direi che sulla parte di lettura siamo a posto, quindi se torno a prendere il mio testo, quindi load set of employee record from a flat file, direi che questa funzionalità è stata implementata correttamente, mi sembra che funzioni, mi sembra che non abbiamo, forse potremmo aggiungere altri casi per testare casi speciali, ad esempio una delle cose che non stiamo tenendo in considerazione è che il file potrebbe essere un file da 8 giga, con dentro magari milioni di record, potrebbe essere il file dell'INPS che carica tutti i mesi per mandare gli auguri ai pensionati d'Italia, quindi potrebbe contenere milioni di record e magari qui noi stiamo caricando tutto in memoria, non stiamo facendo streaming del file, non lo stiamo gestendo in modo corretto. Va bene, però quella è una di quelle domande che ci vengono quando stiamo scrivendo i primi test, quindi quando stiamo scrivendo un test in questa fase qui ci dobbiamo anche chiedere, ma stiamo leggendo un file di pochi K, qualche mega, o stiamo leggendo file che potrebbe essere dimensioni di gigabyte e quindi non possiamo tenere tutto in memoria. Quindi ci potrebbe far cambiare l'approccio in questa fase. Ma quello che dicevo prima, il test driven development ci obbliga a pensare prima di scrivere un test, e uno dei pensieri probabilmente potrebbe essere anche quello, capire un attimino qual è la dimensione del file. Non stiamo gestendo errori nel caso in cui il file non sia formattato correttamente, quindi nel caso in cui manchino colonne o ci siano colonne in più, non lo stiamo gestendo, però vabbè. Potrebbero essere tutti i test che vogliamo aggiungere poi su questa base. Andrei avanti facendo la seconda parte. Quindi la seconda parte del problema è che vedeva che venisse mandata una mail a tutti gli employee che hanno il compleanno oggi. Quindi la prima cosa che farei è scrivere un test per andare a verificare quando è il compleanno e quando non è il compleanno. Quindi secondo me questa è una competenza dell'oggetto employee, quindi andrò a crearmi un employee e andrò a testare su di lui se è il compleanno o non è il compleanno. Quindi in primo caso deve essere is birthday, speriamo scrivere is birthday, return true, dopo magari mettiamo a posto il nome che non piace molto, il titolo del test mi fa impazzire, quindi istanza un nuovo employee, quindi employee, e dai, employee. Devo importarlo sopra, è uguale new employee. Devo andare a importarlo qua sopra, però se no, quindi andiamo a fare una cosa, require employee, employee. Quindi andrò a creare, non devo scriverlo così proprio perché non sono in Java, in C Sharp, ma sono in JavaScript, quindi devo scrivere const employee uguale new employee, devo passargli qua gli attributi, quindi voleva last name, vabbè, qui non mi interessa più tanto, test, che mi interessa è la data, la date of birth, la vuole come new date, e gli passiamo ad esempio 2020 0904, che è il mio compleanno ed è domani, e la mail è emanuele@codiceplastico.com, ok? Faccio e.is birthday,
birthday, potrei scrivere un metro is birthday passandogli una data, new date, e qui ne parliamo, 2020, 09, no, 04, 09. Ah, sbagliato. 04, 09. E domani mi compleanno. E questo qua mi aspetto che torni const result. Mi aspetto che expect result to be true. Quindi questo è il test che sto scrivendo. Allora, sto pensando di usare, di fare in questo modo, cioè di aggiungere un metodo di distanza sul employee che, passata una data, mi dice se è il suo compleanno. Allora, qui sto esternalizzando una cosa. Allora, uno dei grossi problemi del test, del test in generale, sono le date. Naturalmente la cosa forse più, oh, non so se più elegante o meglio, non so. Quindi sarebbe stata qua non passare nessuna data, quindi siccome faccio riferimento oggi, ok? Così, faccio riferimento oggi, non occorre passargli la data, sarà lui internamente che andrà a verificare se oggi è il suo compleanno. Il problema è che questo test passerebbe solo un giorno all'anno, solo una volta che gli passo anche la data. Passo anche l'anno, quindi non ha molto senso. Tra l'altro, questo qua non sarà così perché non sono nato nel 2020, ma sono nato nel 1973. Ok, dovrebbe essere così il test giusto. Scrivendolo così, avrei dei test che dipendono dal tempo, che è uno dei mali del unit testing e del testing in generale. Quindi, le soluzioni sono: o creo, non uso le date vere, ma mi creo un mio oggetto data che posso moccare, posso iniettare come voglio. Okay. Questo vale soprattutto per i linguaggi tipo C Sharp o Java che sono fortemente tipizzati. Forse in JavaScript riesco a creare qualche hack per far sì che funzioni correttamente. Oppure forse più furbescamente posso dirgli io di verificare se è il mio compleanno a quella data. Okay. Tanto non è, la logica del software non cambia, comunque posso comunque implementarlo nello stesso modo. Il programma reale a runtime gli passerà today, time, today, qua, the time now, okay. Gli passerà il giorno corrente. Quindi mi sembra che possa funzionare, provo a lanciare il test, mi aspetto che il test sia rosso, mi aspetto che sia rosso, vediamo perché è rosso. Ok, è rosso perché mi dice che isBird is not a function, corretto, perfetto, quindi anche stavolta il rosso mi sta dicendo la cosa giusta, quindi quello che vado a fare è andare a prendere la classe employee e andare ad aggiungere il metodo isBirthday, per adesso vi faccio tornare false, giusto perché non mi interessa nulla, rilancio i test. E ho ancora il test rosso, giustamente. Adesso mi aspetto che sia rosso, esatto. È rosso perché si aspettava che fosse true, invece è false. Quindi posso andare a scrivere l'implementazione corretta. Allora, qui mi arriva una data. Cosa posso fare? Posso andare a prendere la data, appunto, get month, mi sembra che sia, uguale a this.date of birth.get month. And this punto no date punto get day no, non mi ricordo più bene, non mi ricordo più questo ancora una volta te, no, no, new g, no iterm node new date 2020 09 09, io faccio sempre così quando non so bene le cose, oppure vado sull'MDN a cercare la documentazione, punto get, cosa abbiamo qua? No, facciamo così, se non ce la fa lui, di uguale, di punto get day sarà, get day 4, no, ah, get date è il giorno della settimana, quindi sa get date allora, get date 9, ok, get date. Ok, get date, quindi qui è andato get date uguale a this.date of birth.date of birth.get date. Come l'avevo scritto giusta? Sì, perfetto. Questa è la mia logica per verificare che si è compleanno o meno. Quindi lancio i test e mi aspetto stavolta un po'. Oh, ancora perché no? Get month of undefined. Perché undefined is birthday? This birthday date. Mi sto passando qui. Quindi una new date, questa qua non è new date da usare.
Questo con le date in JavaScript. Aspetta, c'è un controllo. No, la vuole forse in ISO qua. No, perché prima prendeva così, scusa. Aspetta un attimo, facciamo un controllo. Se qualcuno dalla chat mi dà una mano, ben venga. Che le date in JavaScript sono sempre state male. Suggeriscono che il file non è salvato. Ah, va, grazie. Molto bravo. Yeah, grazie mille. Ok. Poi Giovanni chiede se stai facendo design in barra rossa. Com'è, scusa? No, Giovanni chiede se stai facendo design in barra rossa. Non so chi sia sì. Giovanni, suppongo che ti conosca. Giovanni Caniato. Design si fa in barra rossa, sì. No, non si fa in barra rossa il design, si fa passare il testo in barra rossa il design, si fa dopo facendo refactoring, principalmente. Quindi adesso torno dentro, adesso che è verde, torno dentro e verifico se posso fare del refactoring, però direi che di così non saprei come semplificare ulteriormente questo pezzo di codice, non mi viene in mente nulla. Quindi lo terrei buono così, ho i test verdi, aggiungo un test di copertura per verificare il caso negativo, quindi questo caso, ok, mi torna true perché è il suo compleanno, cosa succede se non è il suo compleanno? Quindi l'altro caso è his birthday, scusate, should return. False. Quindi se fosse l'11 aprile, ad esempio, il 19, l'11 aprile, e gli passo sempre il 9 aprile, vi aspetto che vi sia false. Vado avanti così. E di fatto il test è verde. Benissimo. Ho aggiunto un'altra funzionalità, quindi sono arrivato al caso in cui riesco a identificare se è il compleanno dell'employee o meno. A questo punto mi manca l'ultimo componente, che è quello che manda la mail. Quindi che riceve un employee e costruisce la mail di invio e manda la mail al tanto un SMTP server esterno. Okay. Quindi test, should send an email. Ok, quindi è l'ultimo componente. Quindi cosa possiamo qua? Mi aspetto che ci deve avere un altro oggetto, quindi const mail sender, possiamo chiamarlo, uguale new mail sender. Pensando come potremmo farlo. Qui sicuramente incapperemo nello stesso problema che avevamo con il file reader. Questo componente, questo oggetto mail sender dovrà interagire con l'esterno a un certo punto. Ok, avrà una dipendenza con un SMTP server per mandare le mail. Come ho fatto per il file system, costruirò un finto SMTP server da passare, da iniettare al mail sender. Ok, quindi quello che farò qui, sempre facendo la mano senza usare altri framework, avrò istanza un SMTP server che può essere un oggetto che ha un metodo send, ok, che prende un to e un subject e un body. Ad esempio, ok? E ritorna true, non so, facciamo tornare true, giusto per ritornare qualcosa, non so. Come faccio di solito a costruire questo mockup? Vado a vedere anche che gli SMTP server che ho a disposizione io, ne creo uno finto, ok? Ok, questo SMTP server lo inietto nel mail sender qui. Quindi quello che faccio qui, quindi mail sender.send e gli passo un'istanza, un employee gli passo. Anche qui posso decidere di passargli tutto un employee o solo quello che gli serve. Qui altro dubbio di design, proviamo a scriverlo, poi ci pensiamo. Cosa vado a verificare qui? Qui non posso fare un test di stato in questo caso, perché questo send non mi torna nulla. Okay. O gli faccio tornare qualcosa, però non capisco, non mi viene in mente nulla. Non mi viene in mente nulla. Quindi l'unica cosa che mi viene in mente è scrivere un test di interazione su questo oggetto SMTP server, come abbiamo fatto prima. Quindi avere una const, no, una let is called uguale false e andare a metterla true, scusate, andare a metterla true qua dentro. Okay. E quando è che è true is called true? Quando tu è uguale a
www.codicebasket.com. Il subject è uguale a cosa deve essere il subject Happy Birthday. Sì, in modalità apotrapici. Ok. E infine il body è uguale a Happy Birthday Dear John, che sarà convertito però in Happy Birthday Dear, questo modo diamogli un nome, prima il first, non mi ricordo, prima il last. Ops. No. Ok, quindi qui Happy Birthday Dear Emanuele. Scusate ancora una volta. Ok, questo quindi è il mio mock object che va a verificare che la chiamata send, quindi quella all'SMTP, questo qua è il passaggio di client, non serve, è un server, è un client. L'SMTP client riceve questa chiamata e la mia asserzione finale è expect is called to be true. Ok? Questo è quello che voglio testare. Quindi non è un test di stato, non verifico il risultato dell'operazione come valore di ritorno della send o di qualche altro metodo, ma semplicemente vado a verificare che il metodo send su questo oggetto mail sender vada a chiamare la send sull'SMTP client. Ok? Questo è un test leggermente diverso. Non mi vengono in mente altri modi per scriverlo, eleganti, ma però se qualcuno viene in qualche altro modo sono anche curioso di sentire. È aperto, va. Quindi, se mi piace, lancio il test e verifico che sia, non l'ha salvato, verifico che sia rosso. Verifico che sia rosso, ok. Ed è rosso perché non esiste mail sender. Perfetto, quindi andiamo a importarcelo, lo creiamo. Quindi questo qua diventa mail sender. Questo qua è mail sender. Ok, andiamo a creare un nuovo file qui, mailsender.js plus mail sender. Constructor riceve l'SMTP. Facciamo this.smtp uguale smtp. Ha un metodo send che prende un employee. E per adesso non fa nulla. Ok, così andiamo a lanciare il test. Mi aspetto che sia rosso. Ok, è rosso ancora perché non ho un mail sender. Perché mail sender. Non c'è l'export. Scusate, module.export mail sender. Ok, lo rilancio. Rosso. Ok. Mi aspettavo tu, non è stata fatta la chiamata o è stata fatta in modo non corretto. Ok, perfetto, quindi andiamo a farlo passare il test. Quindi l'altra cosa che dicevo prima, che poi, di cui poi mi ha sollevato un po', è che qui sto decidendo di passare tutto l'oggetto employee dentro il mail sender. Giusto o sbagliato? Secondo me in questo caso è anche giusto, perché comunque devi passargli sia il nome e l'email dei passaggi, potrei decidere di passaggi fosse solo quei due lì e tenerli disaccoppiati. Pro contro, non c'è un modo per votare qua in questa chat, no? Suggerimenti della chat, alternativi? Oppure cosa ne pensate? Io farei però così, first name e punto email, visto che i dati che mi servono sono questi. Si può parlare? Sì, vai. Sì, ci siamo fatti tutti insieme, sì. Ci sta, tipo, per esempio, non so se conoscete Beautiful Object di Yegor. Per esempio, lui dice che mail sender si può evitare come nome, e poi, per esempio, utilizzare invece per essere un po' più, come dire, parlante, invece usare send, esatto. E così come mi piace la tua idea. Okay. Quindi lo rinominiamo in Birdie. Quindi possiamo fare invece di mail sender. Mail per esempio suona male,
Però bisognerebbe comunque evitare di dare Sì, questi, come dire, hai ragione. manager, sai, queste cose così. E così poi puoi fare punto execute, per esempio, invece di fare Sì. send, fai punto execute, quindi potremmo fare, non so, Grit composer. Ti piace? O meglio, no? C'è una cosa ideale, però. Aspetta, alla fine. situazione. E questo Ora devi cerco. dirlo tu. Un attimo che cerco anche l'articolo così se posso interessare anche agli altri comunque, un Sì, attimo solo. allora faccio cosa mi viene. Grit composer, mi piace. Chissà se l'ha fatto ovunque sto programma. Grit composer, sì. Oh, no. Grande. Grit composer. Quindi, in realtà lui, sì, in realtà. Boh, vabbè, sì, però in realtà mi andà anche gli inviti, quindi. Non sono un composer. Yes. Sì, quello che diceva, non mi ricordo, non ho visto il tuo nome, ti diceva che Giovanni. Giovanni, ok, era che era me, come nome di questi componenti, ma forse anche del reader qui, questo forse va anche abbastanza bene, è meglio usare dei nomi di oggetti, di classi che rappresentano l'intento che hanno all'interno dell'applicazione, piuttosto che il ruolo architetturale che hanno all'interno dell'applicazione. Quindi concordo su cui i nomi sono ancora molto importanti. Quindi, però, allora, Grid Composer mi va abbastanza bene, non mi piace ancora al 100%, però vabbè, per adesso teniamocelo così. Sì. Ok. Vediamo un attimo se abbiamo spaccato qualcosa di particolare. No, perché esporta ancora Mixender qui. Ok, vediamo. Ok, siamo tornati al rosso di prima, perfetto. Quindi dicevo, qui abbiamo la doppia torno su questo tema, poi se ci sono altre domande, sono quasi alla fine, quindi abbiamo tempo proprio per parlarne volentieri. Tra questo e questo non, boh, non riesco a decidere tra i due. Tengo il secondo. Cioè, del primo mi piace che, ha un po', che elimina una dipendenza che il Grid Composer ha nel rispetto dell'employee, ok? Però anche è anche vero che se domani voglio aggiungere anche il cognome, dovrei aggiungere un nuovo parametro e spaccare il contratto, mentre in questo, nel secondo caso potrebbe già prendersi tutto quello che gli serve in caso di evoluzioni future. È anche vero che il Grid Composer non è un componente tal molto generico, ma è legato comunque all'applicazione, quindi non c'è neanche, non vedo molto male se si prende l'intero employee. Va bene, lascio così per adesso. Quindi quello che deve fare qui sotto è costruirsi mandare l'email, quindi fare un this.smtp.send employee.email. Il subject era fisso ed era happy birthday, me lo vado a copiare. E il body, magari lo scrivo sopra che è un po' più complesso. Body è uguale a, lo compongo così, così era, happy birthday. Dove questo è il employee.first. Ok, no, c'è una bici di troppo. Ok, rilancio i test e aspetto il verde. Perfetto, ok. Quindi la logica che vado a testare qui, oltre all'interazione con il send, è anche che venga costruita correttamente, venga costruito correttamente il body della mail, perché qui è molto semplice, non c'è una grossa elaborazione, però se la mail fosse più complessa potrei andare a verificare che la composizione del testo della mail prendendo i dati dell'employee avvenga nel modo corretto. Sono arrivato in fondo, cioè ho tutti i componenti pronti per comporre l'applicazione adesso, giusto? Ho un componente che mi legge dal file system il file CSV, ho un componente che contiene la logica che decide se mandare o non mandare la mail in base al fatto che sia birthday o non birthday, e ho un componente che si occupa di comporre la mail e inviarla, quindi non è solo un problema che si è molto composto perché oltre al comporre fa anche l'invio, quindi vabbè. Se esistesse il concetto di oggetto email da passare interamente al cliente SMTP, forse questo dovrebbe occuparsi solo di comporre l'oggetto email,
strutturarmelo e poi far sì che sia qualcun altro a mandarmi lì. Quindi tutti i test sono verdi. Quello che potrei fare adesso per chiudere il giro è provare a scrivere un test di accettazione. Cosa sono i test di accettazione? È un test che verifica l'applicazione end-to-end, ok? Quindi con un vero file system, con un vero file, non con un vero SMTP client che non ce l'ho, però se ci fosse una libreria di client SMTP si potrebbe testare. Quasi tutte le librerie di SMTP oggi forniscono una modalità di test che permettono di avere che permettono di essere configurati in modo che i test possano andare a verificare se la tal mail fatta in modo corretto è stata inviata correttamente. Acceptance test. Quindi quello che devo fare qui, devo andare a costruire tutto il giro, quindi devo andare a prendermi il primo RLMP CSV reader, andare a costruirmelo, passandogli però stavolta non più lo stub, ma il vero FS. Ok, così. E qui andiamo a fare una const, vediamo prima, const, const, fs uguale require fs. Quindi qua gli passo l'fs, poi faccio employee csv reader punto read. No, non sono d'accordo, scrivilo così però, perché questo qua non va scritto qua. Mi piace scritto qua, perché scritto qua andrei a scrivere del codice qua di produzione in realtà, quindi non mi piace. Quindi preferisco farlo in un altro modo, preferisco scriverlo facendo come se fosse veramente del codice di produzione da testare, cioè avere una sorta di main da qualche parte o di program e scrivere un program.run passandogli magari la data new date 2020 04 09 e passandogli il file da andare a leggere che è punto barra data punto csv. Questo non mi ricordo se è relativo alla diretta di test o no. No, però non è giusto così. No, perché così però non riesco a testare, come faccio a testare poi che vengano inviate le mail, dovrei passargli anche la dipendenza. No, così potrei fare proprio, potrei scrivere const program uguale new program, cioè l'istanza del mio programma, dovrebbe essere, al quale passo le dipendenze, new employee csv reader, passandogli il file system, e Grid Composer, passandogli però sempre quello stabbato, teniamo via questo qua, teniamo buono anche per il test sotto. Ok, così ci sono. E poi chiamo program.run questo. La mia accettazione sarà che, ah no, però qua devo passargli una data del contenuto qua però, quindi ad esempio supponiamo che sia il compleanno di John. Quindi non è questa la data, ma sarà così, 2020-18. Quello che mi aspetto qui è che venga chiamato una volta. Magari non vado a verificare i dettagli della chiamata, ok? Metto invece che una const is, una let, is called uguale a 0, non è più is called, ma una called count, potrebbe essere. Ok, e tutte le volte che viene chiamata, gli sommo, faccio un più. Ok, gli faccio un più. Ops, no, scusate. Così che quello che vado a verificare qui, vado a fare una expect called count to be one. Cioè, vi dico che viene chiamata solo una volta, passando il vero file, quindi per il compleanno di John. Questo è un test di accettazione perché io qua vado a crearmi l'oggetto program, new file, program.run,
.js, va bene, class program, subito module.export program, e ok, vediamo, vado a fare l'import di program qui, così andiamo a lanciare il test, quindi program uguale require barra program, ok, lancio il test, vedo un test rosso, per il fatto che non trovo il metodo, ho tolto fs, const fs uguale require fs. Ok, però mi sento extractor, non l'ho esportato, module.exports. Ok, non trovo il metodo run, perfetto. Quindi questo constructor riceve in ingresso il CSV reader e l'SMTP client. Ok. E si ritiene via, csv reader uguale csv reader, quello che mi ha messo reader, così lo astraiamo dal fatto della lettura del csv, che non ci serve niente, perché media sta usando, è semplicemente un reader. E questo non è il client, ma è grid compose, mi ha chiamato, grid compose. Quindi this.gridcompose uguale gridcompose. Avrà un metodo run, che più adesso non fa niente. E mi aspetto che il test sia rosso perché la expect a 1 non sia uguale. Difatti mi dice expect a 0, non è stata chiamata. Quindi quello che il metodo run mi ha detto, che riceve in ingresso bla bla bla, la data e il path, data path. Quindi cosa deve fare? Deve andare a prendere reader.read, passandogli il path, se non sbaglio. Aspettate, controllo. Esatto, ok. Questo mi torna lista di employee, employees. E per ogni employees, quindi posso fare employees.map e andare a chiamare if a.isBirthday, fare gridcomposer. Gridcomposer.send mi sembra che sia e questo deve essere il mio programma, ok, torna perché non è da una data e devo passarlo, però non è data ma è date e devo passarlo a iceberg. Ok, mi sembra abbastanza giusto, diciamo, non è no, no, non abbastanza per passare il test, perché ci mancano i this, come ha detto JavaScript, e passa. E questo test finale, di fatto, sto testando tutto il mio programma, perché a parte l'SRD client, che vabbè, dovevo appoggiarci una libreria, ma non volevo tirare dentro librerie per questo esempio. A parte questo, sto utilizzando tutti gli oggetti veri, sto leggendo effettivamente la file system vero. Quindi questo è un test di accettazione completo end-to-end. Questo verifica che tutti gli oggetti che abbiamo creato finora, tutte le classi che abbiamo creato finora, collaborano correttamente tra di loro, però è molto più fragile rispetto agli altri, perché se il file CSV è sbagliato per qualche motivo, quindi se io qua cambio la data di John, faccio il compleanno al 7, i test mi si spacca un test, ma non è perché il codice è sbagliato, è perché qualcuno mi ha modificato il file a mia insaputa. Okay? Quindi hanno valore, ma sono diversi rispetto a quelli fatti in TDD prima. Io ho finito. Quindi spero di avervi fatto capire, intuire come funziona questa pratica. Il risultato ottenuto della nostra applicazione che sta qua dentro con queste classi mi sembra che è un buon risultato, che abbiamo separato bene le competenze dei vari oggetti, abbiamo classi che si occupano di una, hanno una singola responsabilità, sono ben modellati,
Probabilmente c'è qualche nome da mettere a posto perché non sono ancora convinto su tutti i nomi. Abbiamo un programma pronto da lanciare, basta istanziarlo e farlo partire con il metodo run passando i parametri che ci servono. Bastano altro da aggiungere, rimango invece qui per un po' di domande. Adesso vorrei anche da voi un feedback, dai più esperti, magari qualche cosa che loro avrebbero fatto in modo diverso, che è sempre interessante, o domande generiche sul TDD, cosa che volete rivedere, siete d'accordo, non siete Allora, d'accordo? prima ti cito una domanda fatta prima che però erano già ripartiti, quindi non ti ho interrotto nuovamente. Di Alessandro Bugatti, quando stavo parlando di FS Stub, quindi lui dice, nell'esempio è stato creato un FS Stub per non introdurre dipendenze, però in linguaggi come C++ o Java mi verrebbe da pensare che a causa della tipizzazione non sarebbe altrettanto banale creare uno stub per la gestione del file system. Che ne pensi? Non so se Alessandro è ancora presente. Adesso bugatti. Mi riferisco a C Sharp. In C Sharp non è facilissimo perché io forse C Sharp che è il linguaggio che conosco meglio perché non me lo ricordo più molto, sono parecchi anni che non ci lavoro. In C Sharp mi sembra che le classi di reading del file system implementino comunque un'interfaccia. E quindi se c'è un'interfaccia ne posso creare un'implementazione mockata. Quindi tutte le volte che ho un'astrazione, che sia un'interfaccia, una classe astratta, posso in realtà creare uno stub o un mockobject per quell'oggetto. Se non c'è una classe, un'interfaccia, classe astratta, diventa più difficile. In realtà so che esistono dei framework di mock nel mondo .NET almeno abbastanza evoluti che riescono a iniettare del codice anche per classi non ereditabili, diciamo così, che hanno metodi non virtuali, non overridabili. Però dipende dal linguaggio. Diciamo che una buona libreria dovrebbe permetterti di fare queste cose. Se non te lo permette, il mio consiglio è quello di creare un sottilissimo layer o un sottilissimo wrapper sulla classe che espone i metodi del file system e far sì che la tua classe sia un'interfaccia, quindi una classe. Quindi nell'esempio dell'FS di JavaScript potremmo creare una classe MyFS, okay, che ha un costruttore che prende in ingresso il vero FS di Node, il vero file system di Node, e espone solo i metodi che ci servono, quindi espone un read, file, sync, prendendo path e path encoding e fa fs.readfilesync path virgola encoding. Quindi fa esattamente un wrapper uno a uno sui metodi che ci servono. Questa qua potrebbe essere una classe scritta in potrebbe essere una classe che extends IFS my, o iFile System, quindi se un'interfaccia, in qualche modo implemento l'interfaccia, a quel punto posso creare un mock di questa interfaccia per i test. Succede, quello che accade è che questa classe non verrà testata in modo unitario, perché diventa impossibile testarla in modo unitario, però se la teniamo abbastanza semplice e diventa di fatto effettivamente quello che viene chiamato passacarte dalla mia applicazione ai metodi del file system, diciamo che di errori se ne possono commettere abbastanza pochi, diciamo, in questo caso. Quindi questa è una tecnica che viene spesso utilizzata nel caso in cui appunto non sia possibile moccare o creare degli stub di libreria esterna. Ok, Alessandro Bugatti, ringrazio. Direi qualche altra considerazione a riguardo, qualche domanda? C'era un libro che ha citato prima Giovanni, che forse ho visto in chat, però forse è questo qua. Invece clicco sopra, vediamo se è questo. No, è un articolo riguardo la questione di come nominare R, eccetera, come poter evitare a volte, sempre di Yegor che ha fatto il libro Beautiful Ok, il Object, libro è però carino. questo È molto qui, carino. esatto. Sì. Libro.
È un bel libretto che mette in discussione alcune cose che si davano un po' per scontato, invece lui le ritira fuori e le fa vedere sotto un'ottica diversa, e quindi fa pensare un po' diversamente rispetto a come eravamo abituati. Carino. Daniele M. dice: forse anche a questo punto il libro di CS Guride, che è il compito di leggere il file CS Guide Face System, è il parsario per costruire gli oggetti in cui sì, forse anche questo. Ah, ha due responsabilità, un messaggio in via. Sì, questo, allora, Daniele, scusa, ripeto, Daniele dice, ho letto una domanda solo, ne ha fatte due, il Read Compose ha due responsabilità, quella di creare il messaggio da inviare, quella di spedire il messaggio. In realtà la spedizione del messaggio la delega a un oggetto esterno, quindi non è proprio lui che lo fa, delega la chiamata a un oggetto esterno. Come dicevo prima, un'opzione, alcune librerie ho visto che lo fanno, è che in qualche modo, in JavaScript non ha senso, perché se ci fosse una classe tipo email, l'oggetto grid compose potrebbe comporre l'email, questa istanza di oggetto di tipo email, ritornarmela e poi far sì che il programma usi l'SMT client per l'invio. Questo è un modo. L'empty CSV reader ha il compito di leggere il file CSV del file system e di parsarlo. Anche in questo caso, sì, è vero, c'è una. Però anche in questo caso la lettura del file CSV è demandata a una libreria esterna, non è lui che lo fa direttamente, lo fa fare una componente esterna. Quindi il suo compito di fatto è semplicemente quello di parsare gli oggetti e di costruirli. Come dicevo prima, nulla ci vieta, andrebbe valutato, di far sì che la costruzione dell'oggetto employee venga fatta dall'employee stesso e non qui internamente. Quindi questa logica qui di queste due righe, messa in un metodo, metterei un metodo statico sulla classe employee, che data una riga, si costruisce. Però lo lego molto da sempre via il fatto che arrivano delle righe fatte in quel modo, quindi se domani arriva un devo leggere i file invece di un file CSV, devo leggere gli employee invece di un file CSV da un database, dovrei cambiare l'employee, secondo me non è molto corretto, però poi se ne parliamo un attimo, sì. Quindi ho risposto anche lui. Vado su qualcuno che sta accanto, Davide, Giovanni, salva prima, giusto? E basta, non vedo altre domande in arrivo. Bene, Spero che vi siate divertiti, vi sia piaciuto. Avete i miei contatti per eventuali altre discussioni, altre chiacchiere, che sono qui, che ho scritto nel testo. Questa qua è la mia email, quindi se vi serve, potete contattare qui, oppure iscrivendovi poi ai canali della Next Code Generation, possiamo sentirci lì. esatto, sul sito poi trovate la mail da contattare. E grazie a tutti di aver partecipato. Vi ricordo il 22 aprile, la prossima sessione, parleremo di Flutter. E speriamo che vi sia piaciuto e che torniate tutti quanti anche alla prossima puntata. E vi ringrazio a tutti. Grazie, Ima. Ciao Ciao a tutti, grazie ancora. Buona serata. Statemi a tutti, buona serata. bene. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao Alberto. Giusto adesso. Ciao. Ciao. Ciao Franco. Ti avevo visto prima, ho sentito la tua voce. Grande Ema. Ciao Alberto. Alberto. Bene, Ema, va bene? Sudata. Non è facile farlo così. Impegnativo. Facendo un po' di. Fortunatamente qualcuno mi aiutava ogni tanto. Si scappano certe cose. Ci sta. Io la Adesso prossima volta era non più un farò, meta. ovviamente, non farò live coding. C'è No, anche di Franco farlo, che dai, ci più sta, Franco. emozionante. Ciao Alberto. Ah, oh, bellissimo, Oh, il piattaforma virtuale. comunque ha retto, dai. Cosa? La piattaforma ha retto bene. Sì, ottimo. È andata benissimo, hai citato le Bibbie, cosa vuoi di più? Hai Ho sempre video, vero? Quando citato cite le quelli Bibbie, ti mette a posto. cosa dire?
forse. Abbiamo toccato i 90 utenti all'inizio, nella prima mezz'ora, e poi dopo, fino alle 7 comunque erano in 60, quindi direi un'ottima partecipazione. Cioè, alla fine la gente a queste cose qua partecipa tantissimo. Questo è il dato di fatto. Adesso pubblichiamo anche il vostro articolo, Alberto, appena me lo mandi. Ah, l'ho fatto leggere a Marco, che ovviamente ha dovuto correggere alcune cose, sai. Però è in ballo due esami, di cui mi sono buttato in scala ieri. Era un po' che ci buttavo e spero di non farlo mai più per un bel po'. Quindi, mi hanno fatto un modello per predire i contagiati di Covid un giorno all'altro. No, no, non lo pubblico però. Però ci becca, ci becca, ci becca. Sì. Fatto su. Sta abbastanza affittato sulla provincia di Brescia, sì. Mi mancano, ho chiesto adesso io privatamente alla TS se mi mandava i dati per comune. Ho visto un appello di Del Bono, il sindaco voleva dire, ma che non hai i dati per comune, è assurdo, cioè, è assurdo. Cioè, Non ci sono. avrei comunicato i giorni ho visto un sito, ho visto la fonte, la TS Brescia più la TS Valcamonica, cioè. Sì, difatti anch'io con Marco cercavamo quella fonte lì, che era un Per diletto mi sono fatto tutte le notti sul mio PC, mi scarica i dati dai repository git di due società, non so, e ho un API che espone tutte gli aggregati per provincia, per comune, per geolocation, per fare le cartine, è tutto lì, cioè, se uno volesse fare sopra un sito c'è di tutto. Se mi davano anche per comune, gli davo anche quella e non ne frega niente. Poi avrei un comune capace a farglielo, gli do l'API, c'è già tutto. Marco l'ha usato, mentre sono i dati li ho confrontati e controllati, tornano tutti. È assurdo che in un periodo così uno si tenga i dati e non ti dia i dati che servono al comune di Brescia, ma dai, serve al tuo comune. L'articolo sul giornale, non devi neanche farti pregare, devi dire pronti, ce li ho io. Vabbè. Sì. Non lo capisco, però. E basta. Niente. Mentre facevi, Qualche mi sono fatto una domanda? sessione di Sì, anche o io, qualcosa così. da dire? Possiamo salutare? C'è Franco Rossi. Ciao Franco. Dicevo che mentre facevi i TDD come esempio, lo stavo facendo io, ti stavo litigando qui con dei test, però sono tutti passati adesso, quindi vedi. Ah, devi metti lì, pian piano passo. Quando non passano, cancellali tu, quelli che non passano. Esatto. Tecnica È di continua una tecnica, quelli. Io sempre, vedi? alzo la mano che ieri ho fatto così, avevo fretta di pubblicare e niente. Però oggi mi è tornato indietro, regolarmente. Esatto. Ti torna dietro quando imbaga il codice, alla fine. Quindi è andata così. Oggi mi trovando. Passerai. Ciao ragazzi, vedo che sono di bene comunque. Sì, tutti bene, dai, tutto a posto. Andiamo avanti a lavorare da remoto, Da via. A casa. Prima casa. o poi Sì, si troverà il gesso mettere. manca ancora la mattinetta e il caffè, ecco. Manca tanto. Adesso capisco quello che diceva non mi ricordo, delle Marche, che diceva ogni tanto la macchinetta del caffè non è male. Adesso ho Ah, capito. Paducci. No, il suo Paducci. socio, come si chiama Ah, lì? no, sì, cosa sì, ho capito chi è, sì, non è il nome, però ho capito. Parlavo un giorno e diceva prova la macchinetta del caffè, sempre la macchinetta del caffè. Sì, ha ragione. Ma noi lo facciamo un paio di volte al giorno, però vabbè, sì, non è la stessa cosa, eh. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Infatti, sì, mi ci mancava un po' il contatto fisico con le persone. Sì, infatti alcuni ragazzi cominciano a dire, però. Fino a maggio secondo me non si fa niente, quindi Ah, infatti. aspettiamo maggio. Ho messo il tappeto in giardino perché sono confidente che verso maggio, metà maggio, gli sci riesco ancora a mettere. Tu sei confidente di invece ancora un po', quindi
Aspetta, la stagione vera comincia. L'anno scorso gli sci li ho tolti alla prima settimana di luglio. Quindi se a maggio dicono via, maggio e giugno sono 6-7 weekend di alta montagna. Ah, ho visto la webcam del Dorsey Bjorn che c'era su gente qualche giorno fa, ci sono Sì, va, telecristalli. hai visto i due delle guide di Campiglio? Yes, sir. Ah, eh? A Campiglio mi ha beccato. Sono fatti male, tutti e due fratelli, tra l'altro. Ah, non lo sapevo. Ah, sì, no, ma la prima moglie, non è la mia moglie. Sì, due fratelli, sono delle grosse cime. Diciamo che non sono delle cime a prescindere, però sì, è uscito tuo fratello, è uscito il soccorso alpino. Siete andati su tutti i giornali, stai buono, no? Anche suo fratello è uscito a arrampicare, è caduto, lui si è fatto veramente male, tra l'altro. Quindi adesso insomma, girano delle vignette solite, insomma, con vari Ragazzi, purtroppo social. devo staccare. Ciao, ciao. Chiudo la riunione Anche io appena vado, finita. bacino. Grazie a Ciao tutti. ragazzi, ciao a tutti. Ciao, grazie ancora, Ciao. 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 Ciao.